Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella quarta parte del video tutorial della sostituzione del display di una Phone 4S. Il modello è la 1387, quindi A1387. Ve lo faccio vedere nello specifico. Qui il modello è questo qui, così almeno qualcuno trova, ha lo stesso modello, diciamo, eccolo qui, perfetto. Diciamo, può seguire il tutorial. Questo, ricordatevi ragazzi che questi tutorial che sto facendo, allora, siccome diciamo per togliere il display devo smontarlo tutto, quindi è anche utile per la batteria. Quindi chi vede come smonto la batteria mentre faccio, diciamo, tanto devo smontare comunque sia tutto per cambiare il display, può vedere anche, è valido anche per la batteria, quindi è come se fossero due tutorial in uno alla fine, perché magari tanto comunque sia devo togliere tutto, quindi anche la batteria, quindi voi vedete anche come si smonta e come si rimette. Ok ragazzi? Quindi è molto utile. Allora ragazzi, ecco qui, questo è il frame tutto attorno, eccolo qui, questa è la cornice. Allora, io ho sostituito, l'ho pulito tutto, ho sostituito la cassa praticamente voce, questa qui, l'ho testata pure, ho praticamente una tecnica per testarla. Io cosa faccio ragazzi? Guarda, vi faccio vedere ragazzi in modo che vi do delle dritte. Ho preparato questo cavetto qui, vedete? Semplice. Ok, attacco, vedete, a tre anelli, vedete? Non a 4, a 3, eh? Ok. Lo attacco al cellulare, ok, all'S8 in questo caso. Poi uso trovo, allora, i colori sono facoltativi, spiego perché. Normalmente sono questi tre colori qui. Quindi se voi li notate sono giallo, il blu e il rosso. Allora, il blu e il rosso sarebbero le casse destra e sinistra, il giallo è il negativo. Però in alcuni casi cambia, ragazzi, o cambiano colori. Quindi voi testateli sempre. Mi raccomando, se avete questo tipo di fili, vedete, o a treccia o così, unico, prima con l'accendino togliete la protezione, quindi la vernice sopra. Ok, una volta tolta velocemente, che si brucerà, vedete, con il saldatore mettete un po' di stagno sulle punte, in modo che fa più contatto, ok? Poi con il test trovate questo. Questo qui è il negativo, guardate. Allora, questo qui è il negativo, questo. L'ultima parte, negativo, cassa destra, sinistra o destra, o sinistra, destra, insomma, è indifferente. Ok, questo però è il negativo, questo qui. Quindi voi una volta trovato questo, che il cavo, che in questo caso è il giallo, a me, che trovo questo, attaccherò soltanto il giallo e uno dei due, rosso o blu, sulla cassa. Mentre metto una canzone, sento se si sente. Alzate un po' il volume perché altrimenti non si sente. Perché è meglio testare le cose, ragazzi, perché è capitato qualche volta che mi è arrivato rotto. Oppure il test lo misurava, ma non si cracchiava o si sentiva male. Quindi non vi fidate soltanto del test, ma provatela sempre le cose. Ok. Allora, adesso dovremmo soltanto, ecco, l'unica cosa dovremmo togliere, vedete, per installare, diciamo, il display, io ho messo già il tasto home, adesso toglieremo la pellicolina, che in questo caso è questa, eccola qui, vedete, questa rossa, togliamo la pellicola, ok, la protezione dietro, perfetto, eccola qui tolta, ok, e una volta tolta andremo ad applicare, allora controllate sempre che non ci sia qualcosa sopra, diciamo il sensore, o vediamo, se tolgo questo cosa c'è, questo è diviso in due, perfetto, ok. Quindi adesso cosa faremo ragazzi? Andremo ad applicare il display qui dentro, ok. Le flat, queste due, devono passare in questo buchino, vedete, in questo buco largo rettangolare, quindi in questo modo, quindi così. Quindi una volta messe, mi raccomando, controllate che non si pieghino, specialmente l'ultima dietro. Adesso mi metterò a banco io, però voi controllatelo, perché è modo fare, ragazzi, che diciamo che è solito che succede, che questa qui, vedete, questa dietro, non tanto questa rigida, ma questa dietro più fine del touch, si pieghi alla fine, non ve ne accorgete, ragazzi, poi diventa più corta pure per attaccarla sulla motherboard. E una volta piegata, ragazzi, l'80% delle volte si taglia qualcosa, quindi succede qualcosa. Quindi attenzione, fatelo con calma e a banco. Adesso io lo farò, evito la parte, ma vi ho spiegato bene o male, e poi vi faccio rivedere dopo, ok? Ok, ragazzi. Allora, prima che inizio a mettere il display, voglio farvi notare una cosa, che se no, ragazzi, me ne stavo dimenticando, è molto importante. Allora, guardate, ragazzi, guardate qui, vedete dov'è la cassa? Qui nella botta, quando gli si è rotto, si è tolta la protezione nera che c'è sopra. Adesso io la toglierò da un altro telefonino che ha la stessa cosa, o se trovo proprio la sua è ancora meglio, e la applicheremo qui. Altrimenti sia la polvere che tutte le cose, sassolini ferrosi, si attaccheranno sulla cassa. Quindi ragazzi è per proteggerla, perché vedete, loro te la mandano, però non c'è, vedete qui, vedete vuoto, vedete, si vede il dito dietro, vedete, ecco, ci passo anche il dito, vedete, si vede.
non te la mettono qui la protezione, vedete, non c'è qui, quindi è direttamente sull'iPhone qui, sul frame, diciamo. Adesso applicherò una protezione di telata praticamente. Adesso la recupero da un altro cellulare. Se trovo la stessa, adesso ve la faccio vedere, ragazzi. È molto importante questo, perché voi se lo rimontate funziona, sì. A parte si vede la cassa, l'alluminio che è brutto, direttamente dal buchino qui, diciamo da qui. Ma poi non c'è più la protezione per se appoggiate in qualche posto o cade per terra, tutti i sassolini ferrosi, roba ferrosa andrà ad attaccarsi lì e quindi no, alla fine non funziona più la cassa, ragazzi. Ok, ragazzi, allora ho tolto da un altro cellulare, in questo caso questo che è uno rotto, però aveva la cassa ancora qui, vedete? Questa, diciamo, questa è la placchetta, no? Qui ho tolto da qui, diciamo, la retina, quella telata per la protezione, e l'ho messa qui, ragazzi, eccola qua, questa, anche il biadesivo ancora, vedete, adesso è coperto, così la polvere, oltre che non si vede dall'altra parte, si vede il nero, non va nella cassa, ok? Quindi ragazzi, ricordiamoci che noi ricicliamo tutto, quindi alla fine sono tutte uguali, magari li tagli, li accorci un po', se è troppo lunga, cerchi di non coprire i sensorini, però ragazzi, ricicliamo tutto, non è perché dobbiamo andare a prendere per forza la retina sua, perché tutte le protezioni sono uguali. Basta dargli certo una bella pulita prima di metterla, perché magari è stata ferma lì, e poi l'ho applicata come ho fatto io. Ok, adesso andremo a mettere il display. Ok, ragazzi, allora abbiamo applicato il display, come vedete qui, vabbè, qui è soltanto è la pellicola, vedete questa? Quindi è quella di protezione qua quando ho tolto praticamente questo adesivo. Questo che ti dà quando lo compri, no? Che è attaccato qui, ha fatto questa cosa. Vabbè, adesso possiamo anche rimetterlo, ma è solo, vedete, la garanzia, diciamo, del display. Che se non funziona lo rivogliono indietro com'è. Quindi ecco perché io non la tolgo mai fino all'ultimo. Ok. Al massimo tolgo la pecetta così per vedere se si accende, al massimo. Ok. Allora, prima di rimettere le quattro viti, quindi io la prima cosa che adesso è stato messo il display, prima cosa che dovete notare è questa flat qui, non tanto questa qua, questa si vede, vedete? Perché questa flat è un po' rigida, anche perché ha attaccato il cippetto, vedete, ha tutta questa cosa qui. Questo è lo schermo. È quella dietro, quella del touch. Ok, quindi l'alzate un pochino poco. Ok, e controlliamo che ci sia questo. Adesso lo mi avvicino piano piano. Questa parte qui, questa nera. Vedete se l'alzo è uscita, vedete? Quindi deve essere leggermente più lunga, se è messa bene deve essere leggermente più lunga dell'altra, ma di poco. Così, se sta più giù, così, no, non è messa bene. Se sta così significa che non è messa bene, deve stare più su. Quindi notate questo, quindi prima di chiudere tutto, alzate, vedete se ha preso qualcosa, se qualcosa si è schiacciato, e poi una volta assicurato di questa cosa, ve lo dico per esperienza perché mi è successo le prime volte, ragazzi. La prima cosa che metteremo saranno le quattro viti, una, due, tre e quattro agli angoli, così il display non può più muoversi, ok? Quindi adesso io vi metterò con il cacciavite calamitato, è molto semplice, evito la parte perché no, il video è molte parti, ragazzi, è molto lungo, però metterò una, due, tre e quattro, queste quattro viti agli angoli, ok? La tecnica è molto semplice, amici. Allora guardate, prendiamo il solito cacciavite calamitato, che in questo caso ho messo questa calamita, vedete, al neodimio attaccata, se voi l'avete, se no, se non l'avete, ragazzi, non importa, tenetelo un pochino così in una calamita qualsiasi e diventerà leggermente calamitato, la stessa cosa, ok? Però vi aiuterà a non cadere le viti, altrimenti cadranno le viti. Adesso vedete, ricordate questa piazzola, diciamo, di plastica dove sono tutte le holes, tutte le buche? Quindi, cosa facciamo? Io ho messo, vedete, se io il display lo metto in questo modo, così come la stessa cosa qui, mi ritroverò le stesse viti, quindi è molto semplice. Quelli degli angoli sono 1, 2, 3 e 4, vedete? Sono quelle che vanno agli angoli, anche perché le altre le ho lasciate qui, basterà soltanto stringerle. Quindi quelle che dobbiamo mettere sono 1, 2, 3 dei quattro lati, ok? Adesso vi risparmio, ragazzi, di montarle, altrimenti verranno 16 parti del video, perché ragazzi, io non faccio tagli per un semplice motivo che ho già spiegato. Non faccio tagli perché? Perché se io metto a fare tagli, ragazzi, magari non si capisce una parte, non si capisce questo. E comunque, ragazzi, se non capite qualcosa, c'è il numero di WhatsApp, il numero, diciamo, che ho messo a disposizione per YouTube, che potete contattarmi sia telefonicamente che su WhatsApp, che io metterò sempre sotto. E anche nelle video sponsorizzazioni comunque c'è. Ok?
Nelle video sponsorizzazioni che faccio c'è il mio numero, ma se andate alla sezione informazioni c'è il mio numero lo stesso, quindi ragazzi sul canale, quindi mi contattate e mi dicete: guarda, non ho capito questo passaggio, mi spieghi, e io ho in videochiamata, se vi posso aiutare ragazzi vi aiuto tranquillamente, non è un problema, ok? Ragazzi, ci vediamo, dovrò fare purtroppo un'altra parte, quindi ci vediamo nella, ragazzi lo so che è un po' lungo, ma purtroppo qui il tempo scorre molto veloce. Quindi ci vediamo nella quinta parte e a dopo ragazzi, ok? Ciao!